Ciao Celso! Ciao! Allora, come va? Ma sì, dai. Dai, allora, visto che l'ultima volta hai pianto come un bambino, che non ti ho spiegato la magia. Vabbè, no, mi sono un po' Non ho fatto così, dai. Ho detto, era un po' così. Hai visto? No, Vabbè, senti. Ti sei incupito, Vabbè, dai. Cioè, hai creato questo alone di mestizia, diciamo, che aleggiava. Ecco, sì, però potevi... cattiveria. Vabbè, senti, ti faccio una magia. Un anziano da cattiveria. Ti faccio una magia e poi te la spiego. Va bene? Speriamo. Vabbè, allora facciamo così. Sì. Guarda, io mi giro, tu dal centro tiri fuori una carta. Ok. L'hai fatto? Sì, faccio vedere. Ok, adesso io tu la ritrovo. La devi rimettere. L'hai fatta vedere? Sì, l'ho fatta vedere. Rinfilala in mezzo. Sì. Scusa. Figurati. Ok. Fatto. Adesso io la vuoi tagliare? Certo. Vuoi tagliare ancora? Non me la faccio mancare niente. Porco cane. Tu sei? Sì. Allora, prima di trovarla, ricapitoliamo le condizioni stringenti. L'hai presa da dove volevi, l'hai rinfilata dove volevi e poi hai tagliato tante volte. Io ero girato. Vabbè, due volte, potevi anche tagliare di più. Sì. E io ero girato di schiena. Sì. Ora la ritrovo, però capisci che queste condizioni stringenti richiedono un po' di tempo per... Vabbè dammi qualche minuto, voglio dire, perché devi capire che comunque... Che carta avevi scelto? Tra di fiori. Cioè capisci che... vabbè, i coglioni sempre. Te lo spiego? E certo, cavolo, me lo spiego. Mi vergogno. Come ti vergogno? Sono tutti tre di fiori. No, non è vero, non è vero. Sono tutti tre di fiori. Te lo spiego, guarda, okay, molto grazie. Difficile, praticamente io ho il marzo di vista. Però ci sono delle cose un po' particolari. è come se fossero tutti tre i fiori. Allora, t'ha ingannato? Sì. Basta, hai visto? Ti spiego però come gestirlo. Ok, l'idea interessante è questa, non tengo il mazzo diviso così, ma circa un quarto... le metto sotto. In questo modo ho centralizzato un colore e posso essere abbastanza certo che tu dico dal circa al centro prendine una, quindi te le metto lì e dico dal centro prendi una carta. Ok, ora molto evidente è la carta rossa, giusto? Sì. Ok, il problema è che adesso io voglio fartela rimettere in centro ma nell'altro colore, quindi faccio finta di non essermi accorto, quindi io sono girato, ti dico l'hai presa? Sì. Perfetto, vabbè, nel caso l'hai fatta vedere? Sì. Ok, ora la ritrovo nel mazzo. Cioè, no, la devi rimettere. Okay. Intanto ho tagliato. Certo. Adesso ho portato in centro l'altro colore. Certo. Quindi tu la rimetti, sarebbe ovviamente l'unica di colore. Figo, Dai, semplice. Semplice, però d'effetto. Ti spiego una piccola sottigliezza. Ci richiede più allenamento, ma è molto più forte anche da fare i prestigiatori. Quindi arriviamo a questo punto nel quale io so... Che va bene. Che è nell'altro gruppo e so che è circa metà. Allora quello che faccio è taglio circa un quarto, non devo essere preciso, però voglio che finisca tra le prime di un mazzo. Poi ti dico, guarda, esageriamo, mescolo e mescolo all'americana e mi concentro qua perché io so che è qua. Io vedrò adesso da fare, dovete provare a casa, vedrò un colore passare e c'è a un certo punto chiaramente una carta di un altro colore che è semplice da vedere, quindi a questa velocità io mescolo e vedo che è il 5 di cuori. Per cui non te ne può fregare di meno come è mischiato. No, tra l'altro hai due vantaggi enormi che apparentemente io non ho mai guardato le carte e te le indovino. E ho tolto il sigaretto. Adesso l'ho mischiato veramente. Figo. Adesso è molto molto interessante. Una piccola variante su questo tema, solo per quel che riguarda l'estetica della selezione, può essere, se ho la persona davanti, sempre centralizzo un colore. Poi gliele apro a ventaglio con la parte centrale più vicina e gli dico prendi una carta. Lui la prende. Certo. A questo punto di nuovo chiudo e posso fare due cose. O taglio e gliela faccio rimettere o come prima le riapro e gli dico rinfilala dove vuoi nel centro. Perché comunque in un caso o nell'altro tu hai già cambiato l'ordine. Esatto. E basta. Poi da qua puoi fare come ti pare. Quindi secondo me è molto... No, bello, cavolo. E l'unica cosa ovviamente devo... preparare, dividere il mazzo rosse e nere.
E questo è l'argomento, uno degli argomenti che trattiamo nel video dedicato, legato a questo. Ma cioè, nel senso che il rosso e nero sono completamente, cioè non è necessario che siano tutti i fiori e tutti i picchi. No, 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 solo per colore. Solo per colore, ok. Però giustamente devo prepararle prima. Certo, in realtà, sì. Essendo il video sempre il mese di Lorraine, nel video Talking Magic approfondisco The Great Divide, che è una tecnica creata appunto da Harry Lorraine, che permette in maniera molto subdola e durante uno o altri effetti segretamente di dividere le carte rosse e nere. Quindi poi sei sempre pronto a fare questo gioco senza doverle preparare segretamente sotto il tavolo. Vabbè, questo è interessante, anche perché comunque via uno l'altro e... Sì, però tu immagini, io ti faccio un gioco completamente, ti dico di mescolare, ti faccio un gioco completamente diverso, ritrovo la tua carta e a fine di questo effetto queste sono già divise in rosse e nere, cioè un'arma potentissima. Certo. E nel video parlo del Great Divide, poi parlo della separazione angolata di Elena Green, di altre cose che comunque sono dedicate a chi segue Talking Magic. Certo che no. Quindi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e poi ragazzi, non c'è niente da fare, cioè dovete assolutamente, non ce n'è. Talking Magic è un pozzo senza fondo. Sì, un po' come quando ci mettiamo a tavola. Sì, infatti. Vabbè, grazie mille e alla prossima. Ciao. Foie gras. Ciao.